Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Nel video di oggi parleremo di occhiaie, contorno occhi segnato e del motivo per cui utilizzando gli stessi due prodotti in ordine diverso il risultato è differente. Perché ho deciso di fare questo video? Per due motivi. Intanto perché precedentemente vi avevo detto che la premessa è che ho acquistato il libro di Basic Gaia e vi avevo detto che man mano che avrei letto, che avrei approfondito delle cose, mi avrebbe fatto piacere parlarne con voi. E leggendo i vostri commenti ho visto che a qualcuno avrebbe fatto piacere approfondire determinati argomenti. Quindi il primo motivo è questo. Anche se il color correcting, nel punto in cui sono arrivata io a leggere, è trattato solamente con accenni. Da quello che ho capito, andando avanti nel libro, viene poi approfondito. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché qualche tempo fa ho fatto un reel short, un contenuto verticale che trovate anche qui sul mio canale, ma che ho pubblicato anche nella mia pagina Facebook e lì ho ricevuto moltissimi commenti. Alcuni di questi commenti mi hanno fatto notare che sì, utilizzando i prodotti di cui parleremo adesso, andavo a coprire le occhiaie, le mie occhiaie sono molto importanti, ma nonostante la copertura, la zona tendeva ad ingrigirsi leggermente. Quindi mi sono chiesta, in base alla scala, ve lo prendo. In base alla scala dei colori, visto che le mie occhiaie sono viola, blu e tutto quello che è, io tendo a mettere appunto l'aranciato, che è l'opposto, vediamo nella scala dei colori, è il colore complementare e quindi i colori complementari si annullano da un lato mentre risaltano dall'altro. Quindi utilizzavo il color corrector di Kiko, che è aranciato, il tappo non so che fine abbia fatto, la plastica, no? Il tappo c'è. E sopra andavo a mettere il correttore di Deborah, la colorazione 03 Sand, sul correttore aranciato che io andavo a utilizzare per coprire, mimetizzare le occhiaie. Mi sono accorta che in effetti un po' va ad ingrigire. Quindi mi sono chiesta perché, se questo va ad annullare le mie occhiaie e questo va a coprire tutto. Forse il sottotono di questo correttore probabilmente può essere neutro e non caldo, anche se a me, diciamo, dagli swatch è sembrato caldo. Allora, cosa ho fatto? Oggi faremo appunto questa prova, cioè in metà viso applicherò prima il color corrector di Kiko, aranciato, arancione, e poi il correttore. Mentre dall'altro lato, applicherò prima il correttore e poi il color corrector. Facendo così, ho visto che utilizzando gli stessi prodotti l'effetto è diverso, quindi ci tengo a fare questo video perché magari avete come me, non so, perché magari potenzialmente potete avere dei prodotti che utilizzate in mix, in combo, e non vi danno il risultato che sperate, perché magari si segue un ordine. Quindi volevo prendere ad esempio la mia esperienza perché cambiando l'ordine il risultato cambia in questo caso. E magari avete dei prodotti che non utilizzate più perché l'effetto non è quello desiderato e mixandoli o cambiando l'ordine se magari sono già stati mixati, potete invece ottenere l'effetto che volevate. Quindi andiamo a fare questa prova insieme. Comincio mettendo da questo lato il correttore aranciato e lo stendo così come ho fatto nel video. Quindi vado a coprire tutta la zona blu, viola. Così già dà un ottimo risultato. E poi
rispetto a quest'occhio. E poi ci vado a mettere sopra il correttore di Deborah. Abbiamo sentito e risentito che avendo il contorno occhi segnato, non si deve, cioè è consigliabile non eccedere con i prodotti, ma a meno che non si va a fare Botox, non so, chirurgia plastica, che chi la può, beato chi la può fare, beato o beata chi la può fare, cioè lì ci sono, lì sono i segni, lì restano, quindi il correttore è normale che vada ad applicarsi anche all'interno delle pieghette e delle rughette. L'unica speranza che abbiamo è quella che non le evidenzi, cioè che non secchi particolarmente la zona e quindi poi il risultato, l'effetto sia quello di carta crespa, ecco questo. Quindi tutto questo per dirvi che se avete un contorno occhi segnato e degli occhiali importanti, copritele se volete coprirle, perché non credo esistano correttori magici. Possono aiutare nel senso che non vanno a seccare ulteriormente la zona che poi appare peggiorata invece che, quindi invecchiata invece che ringiovanita, questo sì, ma non che vadano ad annullare completamente le pieghette o le rughe. E nel frattempo ho quasi asciugato tutto. Questo è l'effetto che io ottengo utilizzando prima il color corrector aranciato di Kiko e applicando successivamente invece il correttore, diciamo, della mia tonalità. Ok, questo è l'effetto che io ottengo. In quest'occhio invece cosa andrò a fare? Andrò a mettere prima il correttore della mia tonalità. E successivamente sopra vado a mettere l'aranciato. Questa è la differenza. Prima correttore, poi color corrector aranciato. Prima color corrector aranciato. E poi il correttore. Riuscite a notare la differenza? È minima, però nella parte, nella zona in cui ho applicato prima il correttore della mia tonalità e poi il color corrector aranciato, sembra che la parte non vada ad ingrigirsi, non tenda ad ingrigirsi, mentre da questo lato leggermente sì. Ora sistemiamo anche questo. Tra l'altro, diciamo sotto questo contenuto, nei commenti del contenuto verticale che ho postato sulla mia pagina Facebook, è venuto fuori un dibattito, quindi fatemi sapere, perché io fatemi sapere cosa ne pensate, per cui qualcuno diceva che gli occhiali si possono curare con le creme, contorno occhi. E qualcun altro invece sosteneva che l'unica cosa che è possibile fare con le creme, sieri, contorno occhi è non andare a peggiorare la situazione. Io, per la mia esperienza, è anche vero che da qualche anno ho cominciato ad utilizzare creme perché prima non. Perché prima non ero per niente costante. Non ci pensavo, ecco, non ci pensavo. Erano lì, stavano, me le tenevo, ce l'ho. Ah, un'altra cosa che ho notato. Allora, il puff è lo strumento del miracolo. Va a appiallare tutto quando si va ad applicare la cipria, però nel contorno occhi io mi sono resa conto su di me, ovviamente, su di me, che se io vado direttamente col puff dopo aver messo il correttore, ecco perché io ho messo un velo, proprio un velo di cipria, anche perché questo correttore qui si autosetta. Quindi per non seccare ulteriormente la pelle ho messo veramente un velo di cipria.
Mentre prima sul correttore andavo con la speranza, col puff, con la speranza di piallare completamente la zona, e mi sono accorta che il puff nella mia zona contorno occhi lo incartapecorisce, non so come dire bene, mi dà 10 anni in più. Quindi io nella zona contorno occhi vado col pennellino proprio a mettere un velo, e per il resto utilizzo il puff perché sul viso fa un ottimo lavoro per quanto mi riguarda. Ci tenevo a fare questo video perché ho pensato che poteva esservi utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, posso consigliarvi di iscrivervi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi auguro una buona giornata. Un bacio. Ciao!